Buon pomeriggio e ben ritrovati amici di Gossip Mania in questo lunedì primaverile, ma che si avvicina fortemente ormai all'estate. Siamo prontissime per raccontarvi tutti gli argomenti del weekend. Possiamo fare anche un piccolo spoiler: parleremo di amore, di gelosia, soprattutto di scenate di gelosia, ma anche delle prime vacanze, ovviamente dei VIP in giro per l'Italia e per l'Europa e di tanti altri argomenti. Ovviamente in mia compagnia, come ogni pomeriggio, Elvira Vigliano. Ciao Elvira. Ciao Alessia, ben ritrovata. Noi siamo prontissime per parlare dei nostri primi argomenti e iniziamo ovviamente dall'argomento principe del gossip, perché non c'è gossip senza amore e l'amore molto spesso trionfa, non sempre nelle nostre puntate possiamo dire, anzi parliamo quasi sempre di tragedie sentimentali, di rotture, di tradimenti, di gelosie, dopo ne parleremo ovviamente, però oggi celebriamo l'amore, quello che appunto ha visto il suo culmine con una bellissima cerimonia di un matrimonio che è stato voluto appunto essere celebrato in maniera anche abbastanza segreta, ed è quello tra Luca Argentero e Cristina Marino, un lungo amore che dura ormai già da tempo, convolato anche con un figlio. Ovviamente noi sui social li seguiamo sempre, sono veramente molto belli anche nei loro scatti. Avevano promesso e ne avevamo parlato proprio qui nelle scorse puntate, nei scorsi mesi, durante i nostri pomeriggi a Gossip Mania, che sarebbero convolati a nozze. Non avevano detto però quando, e infatti non l'hanno detto, e li hanno visti sfrecciare in città con un sidecar, lei con questo vestito da sposa molto particolare, e subito hanno capito che in realtà il matrimonio c'era stato. C'era stato, è stato in gran segreto e noi siamo abituati alla tendenza opposta, cioè che si Vero. mettono i manifesti, che attraverso la televisione si rende noto ogni singolo passaggio, dettaglio del matrimonio. Questo fa capire che magari, insomma, c'è un sentimento molto forte e che la volontà di porre, insomma, in essere questa nuova famiglia sia in realtà legato anche ad un sentimento vero. Sai come si dice, insomma, quando due persone si amano non sempre tendono a rendere pubblica la loro intimità. Siamo abituati però invece ad altre persone che anche, insomma, per un piccolo dettaglio, un brufolino, mettono i manifesti sui social e richiedono l'attenzione degli altri. Proprio su questo argomento ricordiamo che nei mesi scorsi si erano resi protagonisti di una vera e propria invettiva per tutelare la privacy, appunto, della piccola che all'epoca era veramente neonata, nata da pochissimi giorni, che era stata subito piazzata su varie copertine al di là della loro volontà. Infatti loro sui propri canali social non avevano mai pubblicato foto del viso della bimba, mai appunto nessun dettaglio che potesse svelare i suoi dettagli, i suoi connotati, ed invece subito lì, non curanti della privacy e della volontà dei genitori, è stata piazzata sulle maggiori copertine. Proprio per quello hanno poi promesso azioni legali piuttosto che un iter proprio giuridico specifico. Hanno fatto benissimo. Sì, ed è poi un po' la stessa cosa che è accaduta con Ilary Blasi e Francesco Totti, insomma, con Assolutamente. la piccolina al mare. Devo dire che su questo punto ci sono sempre delle opinioni discordanti, magari facendo un paragone con Chiara Ferragni o Belen Rodriguez, insomma, vediamo come in realtà dalla gravidanza fino poi alla crescita del bambino, in realtà ci sia una tendenza diversa, cioè si tenda sempre a rendere pubblica l'immagine dei propri figli. E su questo punto, insomma, ci sono tante persone che non concordano, perché, insomma, quando sono così piccoli si tende a proteggerli. Però, insomma, non so qual è la tua opinione al riguardo, fatto sta che, insomma, non credo che ci sia qualcosa di male nel rendere pubblico le immagini dei propri figli, anche perché magari risultano essere poi anche più noti, visto che sappiamo di truffe amorose o magari di altre situazioni in cui i bambini possono essere strumentalizzati. Magari così facendo si inverte un pochino l'idea di voler, insomma, strumentalizzare questi bambini.
Sì, tutto sta nella volontà appunto dei genitori. Vediamo casi estremi come Chiara Ferragni, che veramente ormai ci ha fatto conoscere Leone, ora anche Baby B, come se fossero persone di famiglia, dal momento in cui hanno scoperto la gravidanza fino ad ogni passo nella vita quotidiana. Nel momento in cui però c'è questa volontà di tutelare la privacy, è giusto che si rispetti poi questa stessa volontà e quindi non porre sotto i riflettori foto rubate piuttosto che foto ovviamente di minori, poi ovviamente quando saranno grandi decideranno per se stessi, anche perché a differenza di personaggi come diciamo spesso che magari vengono da uomini e donne, quindi veramente spiattellano tutta la propria vita, anche sentimentale, perché si conoscono in un contesto particolare, quindi sui social piuttosto che appunto in televisione, lì già questo ragionamento può essere un po' più complicato, perché dice come fino a 2 minuti fa avevi spiattellato tutta la tua vita privata sui social, sulle copertine e così via, poi alcune cose le vuoi tenere comunque riservate, quindi lì c'è un po' di incoerenza in più. Sì, anche perché poi molti si pentono delle scelte fatte, magari puntano il dito contro i paparazzi che magari sono sempre presenti e seguono poi le diverse dinamiche. Diciamo che da questo punto di vista le opinioni sono sempre diverse. Nel caso di Luca Argentero, insomma, lui ha puntato molto sulla sua formazione piuttosto che sul gossip. Ha avuto una storia d'amore che è finita un po' male, ma lui ci aveva investito tanto in questo amore, che era un amore un po' tossico, e poi ha trovato, insomma, la felicità, un nuovo equilibrio ed è diventato papà. Insomma, le prime immagini di lui padre hanno sicuramente È toccato, perché bello, insomma, al di là della bellezza oggettiva, è comunque riuscire a vedere un personaggio che è riuscito ad interpretare poi anche diversi ruoli, sciogliersi davanti agli occhi della propria bambina, insomma, fa sempre un certo effetto. sì, loro sono veramente bellissimi, si vede che sono molto molto innamorati, anche perché, come hai detto tu, Luca Argentero veniva comunque da un'altra relazione molto molto lunga ed intensa, quindi non è stato assolutamente poi facile voltare pagina, ma l'hanno fatto nel migliore dei modi. Io lo ricordo ancora dai tempi del Grande Fratello, io piccolina adolescente innamoratissima, Certo. ricordo che fece anche un calendario non senza veli, No, perché no, no. assolutamente solo le donne le fanno senza veli, gli uomini di meno. Sono più timidi. Esatto, un calendario timido possiamo dire, che bellissimo perché lui poi, come si dice in gergo, un fregno Sì. esagerato, però ha avuto l'intelligenza di portare avanti, come hai detto giustamente tu, una formazione importante, di studiare, di fare tanta gavetta, ha capito di avere una dimensione nel mondo dello spettacolo, ma non si è accontentato di essere bello, il bello del Grande Fratello, è diventato un attore proprio, proprio bravo. Sì, e poi a differenza degli altri che provengono magari dalla stessa base, quindi il Grande Fratello non rinnega le sue origini, Vero. perché molti, insomma, vogliono dimenticare di aver partecipato a un reality perché un po' se ne vergognano. E quindi anche qui ritorniamo sul tema dell'incoerenza. Devo dire che in generale è una persona, anche a livello umano, riesce a dare molto attraverso i diversi ruoli che interpreta e poi, insomma, sulla sua vita privata fa sapere soltanto quello che vuole. Vero, anche perché comunque è un rapporto che va avanti da tempo, appunto c'è un figlio, quindi assolutamente il matrimonio è solo un modo per suggellare Sì. questo legame che andava avanti ed è già molto molto solido. Noi cambiamo argomento perché da un rapporto solido, abbiamo detto puro, reale, senza problemi, Intimo. intimo, senza gelosie, parliamo di un altro che è completamente L'opposto. l'opposto. Infatti anche loro si conoscono relativamente da poco, il tempo di una Sì, gravidanza, potremmo ma nemmeno dire. perché siamo ancora Esatto, po pochi mesi. ne mancano ancora un bel po', eppure Belen e Antonino continuano a far parlare di loro. Ne abbiamo parlato già nelle scorse puntate o nelle puntate precedenti, ormai, perché anche noi siamo un po' come una soppopera. Sì. E in realtà si è parlato ovviamente del modo in cui si sono conosciuti, poiché lui non proviene dal mondo dello spettacolo. Abbiamo parlato di queste super vacanze paradisiache, parlando di pipistrelli, dei problemi un po' Sì. comuni a tutti, di queste storie, foto bellissime col pancione.
E però, cari amici di Gossip Mania, Belen è una di noi. È gelosa. È gelosa. Muore dalla gelosia. Poi ovviamente gli ormoni scombussolano un po' anche l'umore. Ed è stata protagonista proprio di una scenata di gelosia. Perché chi ha fatto, ve lo racconto in poche parole, ha chiamato l'ex di Antonino, cosa che poi non si fa mai, non veramente si fa, non si fa. Un po' di dignità. Al massimo la fai chiamata Antonino, però veramente, cioè, sei Belen, non cadere in queste trappole. Ha chiamato l'ex di Antonino, che aveva rilasciato un'intervista ad un noto settimanale scandalistico, e possiamo vedere anche in grafica, dicendo che assolutamente non si deve permettere più di parlare né di Antonino né di lei. Qui ci può anche stare, se solo non si trattasse, insomma, di una situazione completamente diversa. Credo che Antonino sia andato avanti volendo mettere su famiglia con lei, anche se è capitato, insomma, credo che adesso si sia preso le sue responsabilità. E diciamo che non ce l'aspettiamo da Belen, che sembra avere, insomma, un'autostima che supera un pochino tutti. Infatti. Però questo fa capire come in realtà, al di là dell'apparenza, c'è un cuoricino tenero, probabilmente legato agli ormoni, ma sappiamo che anche con Stefano De Martino, insomma, c'era più o meno la stessa dinamica. Una gelosia che a lungo andare può diventare malata, perché, insomma, questa ragazza è stata poi contattata in una situazione un po' particolare, molto delicata, e da qui, insomma, imporre poi la volontà di non parlare del proprio compagno diventa un po' pesantuccio. E poi non c'è un po' di timidezza, un po' di imbarazzo nell'affrontare una donna che comunque ha un passato con l'attuale compagno di Belen? Quindi, insomma, mettere il dito nella piaga o addirittura imporsi come attuale compagna e madre di suo figlio, anzi di sua figlia, è un po' pesantuccio. Sì, anche perché ne sarebbe potuto uscire tranquillamente, quello fa parte del passato, ora ci stiamo vivendo un bellissimo presente, senza telefonate, possiamo dire, tra virgolette, minatorie, anche perché immagino poi la telefonata con questa 27enne che è completamente avulsa dal mondo dello spettacolo e nel settore del marketing, quindi che magari tante dinamiche neanche le conosce ancora. Mi immagino, pronto, sono Belen, cioè la reazione che ha avuto questa povera ragazza. Però assolutamente, se ci fosse stato qualsiasi tipo di problema, esistono i manager, esistono i legali, i referenti dei giornali e delle interviste, quindi forse effettuare questa telefonata è un po' troppo. Sì, è un po' troppo, e soprattutto lei poteva gestirla in maniera diversa, insomma, credo che non ci siano dubbi sul fatto che Antonino sia andato avanti. Ed è anche normale che quando poi persone che non appartengono al mondo dello spettacolo vi rientrano in modi abbastanza particolari, cioè attraverso un gossip, è normale che poi si vada a scavare un pochino nel passato di questa persona. Si fa anche il gioco poi dell'altra persona, diciamo. Anche perché comunque a loro piace stare sulle rivistine. Mi è capitata qualche giorno fa, insomma, andando in un tabacchino qualunque, di vedere l'immagine di lei di profilo con questo pancione senza veli. Quindi, insomma, da qui a puntare il dito magari contro una ragazza che stava semplicemente raccontando com'è Antonino, ce ne passa. Ma anche perché io sono convinta che siamo solo all'inizio, man mano che il pancione crescerà ci saranno i vari servizi fotografici senza veli, le esclusive del parto e tutto ciò che gravita intorno a un evento del genere. Sì, e poi soprattutto, insomma, essendo una gravidanza capitata un po' per caso tra due persone che fondamentalmente non si conoscono, e insomma, Belen ha fatto un passetto falso, perché già con Santiago la situazione è un pochino particolare. Se anche questa storia dovesse andare male, insomma, non credo che sia poi un'immagine molto positiva da trasmettere anche ai suoi figli. Eh sì, poi mi aspettavo più, non so, una scenata di gelosia di Antonino, però di lei sinceramente non me l'immaginavo, anche perché se Belen vacilla in autostima, veramente vuol dire che il mondo sta andando a rotoli, e ne parlavamo stamattina di rotoli del mondo. Sì, il problema è che lui, insomma, non intervenendo nemmeno per rilasciare un'intervista su quanto accaduto, fa un po' pensare, perché, insomma, di solito la reazione è almeno istintiva, di pancia, invece non c'è stato nulla, quindi è come se avesse, come dicevamo qualche puntata fa, il cappello in testa, per non dire altro. Eh sì.
e ha quasi timore di aprire la bocca in questo periodo perché potrebbe, insomma, ricevere qualche invettiva da parte della stessa Belen. I pro e i contro dell'essere fidanzati con una persona molto molto nota e che comunque ha anche un carattere molto particolare, sì. Quindi ovviamente ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. È una delle donne più belle che ci sono al mondo, però ovviamente bisogna saperla gestire, così come la sua famosità, per riassumerla così. Ci può stare, noi intanto ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e ritorniamo con i nostri prossimi due argomenti, a tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, perché lo so che siete lì, che siete curiosi, avrete preso sicuramente un po' un bicchiere d'acqua per rifocillarvi, un caffettino, quindi ci sta, perché ancora pomeriggio d'estate, fa buio tardi, quindi è giusto passare anche così il pomeriggio. L'estate si avvicina, nelle scorse puntate abbiamo parlato anche di tormentoni estivi e ce ne saranno ancora tantissimi, quindi faremo ogni settimana un upgrade, un aggiornamento di tutto ciò che accadrà con questa deadline dell'11 giugno, con questo trio Achille Lauro, Fedez, Orietta Berti, che ovviamente scandirà poi i nostri prossimi mesi. Certo. Non vediamo l'ora. Assolutamente, anche perché insomma è molto promettente quest'estate, visto già gli inizi. E poi insomma si tratta di un'estate aperta, tante esperienze, riprenderanno i tour, insomma siamo quasi tutti vaccinati e la normalità inizia un pochino a fare capolino nella nostra vita. È vero, sono partiti già i primi tour, ce ne saranno tanti altri ovviamente nei luoghi che rispetteranno tutte le restrizioni Covid che ovviamente ci sono, soprattutto per i grandi eventi e per evitare assembramenti, l'Arena di Verona tra le maggiori protagoniste, ma anche le vacanze dei VIP, certo. Perché ovviamente in base ai vari impegni lavorativi ogni VIP ha le sue tempistiche per andare in vacanza e si sa soprattutto Ibiza e Formentera giugno e inizio luglio vedono un pullulare di personaggi famosi come non mai, e ci sono stati già i primi spostamenti. Abbiamo parlato nei giorni scorsi ovviamente di questa bellissima vacanza weekend in costiera da parte di Gianna e di Letta. Sì. Il tempo e il meteo devo dire non ha aiutato particolarmente questo weekend, però veramente personaggi noti e non erano tutti a Capri. Sì, volevano rilassarsi e magari aiutare un pochino l'economia a riprendersi. Eh sì, perché poi si parla tanto delle isole partenopee, Capri, Covid free. E quindi giustamente dice approfittiamone per un giro intorno ai faraglioni. Quindi apprezzo soprattutto la loro caparbietà, che nonostante pioggia e tempo veramente brutto non si sono assolutamente arresi. Quindi questo è già un dato, una cosa importante. Poi c'è stata un'altra insolita coppia che è sbarcata, niente po' di meno che a Ibiza. Una coppia che io non mi aspettavo sinceramente. Non parliamo di una coppia d'amore, ma di una coppia di amiche. Questa particolarissima coppia sono Alba Paretti e Paola Barale, che appunto sono andate un attimino a Ibiza a divertirsi, ma in realtà a guardare il panorama, sì, le spiagge selvagge, il mare cristallino, sicuramente per quello, non per altro, a mangiare una paella, a bere un po' di sangria, che hanno incontrato anche Mahmood nel frattempo, si sono fatte un selfie con lui, e che un po' come Thelma e Louise, come hanno dichiarato loro stessi, stanno girando l'isola divertendosi e facendo un botto di stories, tant'è vero che Paola Barale ha detto: Alba basta, perché stai veramente esagerando con questo cellulare.
Devo dire che ho visto poi una foto di Alba Parietti in costume e insomma entrambe sono proprio bellissime, sì. Ed è un'amicizia, come hai detto tu, un po' improbabile perché non ce l'aspettavamo. Caratterialmente sembrano completamente l'una all'opposto dell'altra, però pare che insomma siano accomunate da questa voglia insomma di vivere serenità e tranquillità. La scelta però della meta Ibiza fa un po' discutere, perché di serenità e di tranquillità c'è ben poco. Molti hanno addirittura puntato il dito dicendo che sono andati lì alla ricerca di qualche amore estivo. Probabile. Potrebbe essere, anche perché insomma si tratta di due belle donne libere che magari tentano prima della nuova stagione televisiva di innamorarsi nuovamente. Oltre ad essere innamorate della vita, come loro stesse dicono, probabilmente insomma questa vacanza ha un obiettivo ben preciso. Sicuramente faranno parlare di loro, perché al di là delle stories insomma è una coppia che si sta dando parecchio da fare a livello di divertimento, e quindi speriamo che insomma fiorisca anche qualche sentimento nuovo. Già hanno fatto parlare un po' di sé, non solo per queste stories e per questo divertimento, ma perché appunto hanno fatto numerosi video in auto, rigorosamente senza cintura di sicurezza, mentre Alba Parietti era la guida, quindi non c'è stato ovviamente particolare sicurezza. Mi raccomando, non fate video mentre state guidando, indossate sempre la cintura, questa è una cosa molto importante. Sì, anche perché poi se viene da loro tutti si sentono autorizzati a seguire. Perché loro sì e noi no, giustamente. Anche perché insomma sappiamo tutti che la cintura, soprattutto d'estate, diventa di fuoco, però insomma evitare queste situazioni ci permette anche di vivere un momento di serenità. Già ne abbiamo passate tante, quindi evitiamo insomma di aggiungere un altro peso anche alle nostre famiglie. Poi tra le vacanze dei VIP, lasciando un attimo stare quelle tra amiche, ovviamente ci sono anche quelle delle coppie, certo. Coppie ben consolidate come Federica Nargi e Alessandro Matri, che sono in vacanza a Roma. Devo dire la verità, non sono andate ancora tra Sardegna, Formentera, quindi stanno tranquillamente a Roma. Ovviamente Federica Nargi in costume è uno spettacolo, bellissima, sempre super di classe, mai volgare, e semplicemente è stata paparazzata mentre giocava a racchettoni, quindi sì. Vacanza normalissima. Sì, anche perché i racchettoni è uno sport che ormai abbiamo un pochino dimenticato, perché in un anno di pandemia non ci aspettavamo poi di poter ritornare alla realtà. Fatto sta che insomma è una coppia molto carina, fanno sempre ogni tipo di attività insieme, quindi c'è questo affiatamento che insomma fa anche un po' sognare. È vero, sì, una coppia che ormai hanno dei figli, nonostante siano giovanissimi, che stanno insieme da tantissimo tempo, veramente consolidata, che vanno avanti con grande sintonia e sinergia. Come dicevamo anche un po' per Cristina Marino e Luca Argentero, veramente si vede che sono innamorati e cercano di stare anche un po' lontani dal gossip e dai paparazzi, perché si sono dati abbastanza appunto proprio ai paparazzi quando erano giovani, ovviamente tra calciatore e velina, quindi adesso vogliono fare un po' di vita più ritirata, possiamo dire. Sì, però almeno non ricercano insomma delle mete particolari, perché insomma Roma è bellissima, quindi l'idea di voler ritornare, sai, un po' alle origini e magari visitare una città che diviene molto spesso di passaggio, e quindi dedicarsi anche un pochino alla serenità, alla tranquillità, fa pensare che insomma sia effettivamente una sorta di fuga romantica con figli a carico, che però sia stata fatta solo ed esclusivamente per questo assaggio di normalità che stiamo vivendo. È vero, vacanze nella semplicità, almeno per ora. Un'altra coppia della quale avevamo parlato e si è veramente dedicata a una vacanza a Venezia, quindi super, mega, iper romantica, è quella tra Rivetti e Melissa Satta. È stato confermato infatti il loro legame, lei è apparsa felicissima, come ha dichiarato anche in alcune stories, in alcuni scatti su varie imbarcazioni proprio a Venezia, ovviamente di lusso, mentre era in giro sui canali, e si è palesata proprio così, innamorata, felice e super sorridente. Almeno abbiamo rimosso le immagini di lei che piangeva, perché insomma vedere una donna piangere per amore fa sempre un certo effetto.
Questa storia pare che insomma stia andando a gonfie vele e il fatto di voler andare a Venezia quasi per suggellare questa sì, relazione super romantico. Testimonia che insomma ci sia del tenero tra i due, oltre che insomma una forte attrazione fisica, perché insomma si nota già da alcuni scatti. Poi sono molto molto stilosi, devo dire la verità, si notano nonostante la loro semplicità, ma con questo stile sportivo molto molto carini anche loro. Sì, e anche da questo punto di vista insomma a Venezia non ci si aspetta questo tipo di stile, perché insomma le VIP tendono sempre a utilizzare degli abiti un po' particolari. È un po' presto per dirlo, però insomma già il fatto che si siano presentati in maniera così normale è un buon inizio. È vero, speriamo vada avanti ovviamente, soprattutto per la ricostruzione sentimentale di Melissa Satta, che ne ha passate tante, quindi è giusto così, basta parlare d'amore, basta. Eh? Oggi è una giornata molto molto importante perché ci sarà la finale dell'Isola dei Famosi. Finalmente. Finalmente ci leviamo dal palinsesto anche quest'altro peso, possiamo dire, quest'altra gravidanza che avevamo portato avanti per mesi e per settimane, e aspettiamo la finale, quindi sicuramente ne parleremo nei prossimi giorni, ma come abbiamo ripetuto più o meno dalla prima puntata dell'Isola, non sarà sicuramente questa l'edizione da ricordare. No, non sarà questa e credo che neanche le successive, perché insomma il ritmo che è stato preso fa pensare che ci vuole un cambio proprio definitivo. Sì. Hanno puntato tutto sul cast all'interno insomma degli opinionisti, ma poco sul cast insomma che doveva andare all'Isola. Ci sono state un po' di sorprese verso la fine che hanno permesso anche a Moser insomma di porsi tra i finalisti e di dare anche un po' di brio a quest'isola che era ormai una tristezza assurda. È vero, anche perché il dato molto molto particolare è che il favorito è proprio l'ultimo arrivato praticamente, proprio Ignazio Moser, che sembra essere colui che da quando è arrivato ha smosso un po' la situazione isola, è stato colui che si è dato più da fare nelle prove, nel procacciarsi del cibo, nel fare comunque rete con gli altri naufraghi, che forse ha litigato anche un po' in meno rispetto agli altri che quasi si prendevano a capelli, poi i capelli non ce li neanche più perché glieli hanno rasati. Quindi è sicuramente lui tra i personaggi più positivi, insieme a Cerioli e la sua tartaruga ritrovata, sì. Nonostante però Cerioli, soprattutto prima dell'arrivo dello stesso Moser, abbia fatto poco e niente, se non lamentarsi. Sì, il fatto che ci sia riuscito a risvegliarlo Moser, credo che insomma faccia capire come in realtà sull'isola ci sia stato poco contenuto, perché tutti si sono un pochino accomodati, sono dimagriti tantissimo, quindi sono provati da questo punto di vista, però a livello caratteriale non abbiamo visto nessun litigio, siamo abituati insomma alle scene di Aida e Espica che tira i capelli insomma alle altre. Bellissima. E sono immagini che non vediamo più, probabilmente perché insomma il cast che è stato scelto era un po' troppo sopra le righe e tentavano di mantenere un'apparenza che potesse poi permettere loro di partecipare anche ad altri programmi. Quindi è sembrata un'isola molto studiata da questo punto di vista, molto strategica, in cui però ha vinto probabilmente la presenza di una persona che andava un po' fuori le righe, cioè un ragazzo normale che alla fine è riuscito anche a dare, come dicevi tu, questo brio a tutti i protagonisti. Sì, che si voleva divertire, voleva vivere l'isola così com'è, giustamente è una grande chance, un'esperienza unica che probabilmente non rifarà mai più nella sua vita in questa maniera, quindi è giusto viverla veramente al 100%. Tra gli altri finalisti ci sono un po' gli outsider, Matteo e Beatrice, poi c'è Valentina Persa che quando si è vista super dimagrita allo specchio ha avuto una reazione fantastica, ha detto ammazza come sono bella, giusto? Giustamente. E poi c'è Awed che continua ad andare avanti, sì. E che devo dire la verità riscontra anche il gusto di parecchie ragazze, non so come, non so perché a me, cioè non lo trovo né un bel ragazzo né di una simpatia travolgente, no, anche però come youtuber, però piace. Effettivamente sui social viene dato come uno dei papabili vincitori, probabilmente prego, per no. Questa sua semplicità, perché insomma anche il modo
che ha avuto per quando si è mostrato, insomma, allo specchio, ha fatto un po' sorridere perché si è definito con degli aggettivi poco carini. Sì, si è spaventato. Però credo che, insomma, forse la persona che ha mantenuto maggiormente una linea di coerenza è stata Valentina Persa, perché fin dall'inizio, insomma, ha dimostrato di avere carattere e ha usato anche le pinze in alcune situazioni, perché, insomma, cercava un pochino di mostrarsi come la mamma di tutti, con scarsi risultati, perché poi, insomma, si trattava di figli poco promettenti, diciamo così. E poi era una delle nostre favorite all'inizio, possiamo dire. Sì, era una delle nostre favorite, anche perché, insomma, la conosciamo sotto un altro punto di vista, come una donna briosa, solare, vivace. Quest'isola l'ha un po' spenta, però, insomma, si sta ricaricando e soprattutto ha fatto anche ridere con quelle abbuffate post-gara, post-competizione, che la rendono effettivamente umana. Ma secondo te, Elvi, quindi chi vince? Ma credo che spunteranno tutto su Moser. Penso anch'io. E questo mi fa pensare che sia stato anche un pochino studiato questo percorso per risvegliare un pochino l'isola. Anche lo sanno anche loro che è stato un flop, sì, insomma. È stato un flop e addirittura si parlava per Elettra Lamborghini di un abbandono della televisione dopo l'Isola dei Famosi, perché anche lei è molto provata, però c'è il pistolero che sta cantando, quindi siamo tutti contenti. Veramente, vabbè, poi ne parleremo di nuovo nelle prossime puntate, perché quest'anno veramente una tragedia. Con questi tormentoni estivi, una vera tragedia. L'unico interrogativo della serata è se effettivamente le compagne di Moser e Cerioli approderanno sull'isola per fare questa sorpresora, anche perché loro poi dovrebbero ritornare in studio, quindi poi loro sono lì, loro non ci sono più, una serie di cose che verificheremo questa sera. Parliamo di Cecio e Arianna, ovviamente. Sì, scopriremo se sono rimaste a mezz'aria attendendo il loro destino oppure sono effettivamente arrivate sull'isola. Fatto sta che, insomma, se si segue la linea originaria, cioè che devono effettivamente già partire e recarsi poi in studio, credo che non sia un dramma evitare questo volo a queste due ragazze. Questo ennesimo momento, sì, diciamo, effettivamente. Fatto sta che ovviamente continuiamo a bocciare l'isola di quest'anno, saranno fatti sicuramente dei correttivi per il prossimo anno, però intanto oggi finisce, quindi tutto bene, quel che finisce bene, appunto. Se abbiamo superato il GF VIP e l'Isola dei Famosi, penso che potremmo superare tutto, ragazzi, nella vita. Assolutamente, assolutamente. Noi, cari amici di Gossip, siamo in chiusura, quindi parleremo sicuramente nei prossimi giorni dei verdetti dell'isola e di tutte le novità. Doveroso un ricordo a Michele Merlo, il ragazzo che ha partecipato a X Factor ed Amici, che purtroppo ha perso la vita e veramente ha sconvolto tutto il mondo, non solo della TV, dello spettacolo, ma anche del web, che lo seguiva con tanto tanto affetto. Sì, è stata una notizia che ha colpito un po' tutti, e vedere un ragazzo così giovane che aveva tanti sogni e che non li potrà più realizzare, insomma, siamo vicini alla famiglia in tutto e per tutto. È vero, davvero un ragazzo fantastico e dal grande grande talento. Noi vi diamo appuntamento a domani, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. A voi, appunto, ci vediamo domani ore 18:30 su Teleprima, Gossip Mania, buon pomeriggio.